Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere presenti anche questa mattina a questo incontro convocato dall'amministrazione comunale su un problema non solo importante e delicato per quanto ci riguarda, ma perché è anche un argomento sul quale questa amministrazione si è spesa in maniera particolare. Noi siamo, come sapete, un po' in periodo di bilanci rispetto all'inizio della nostra attività amministrativa e proprio all'inizio della nostra attività amministrativa uno degli obiettivi principali era quello di dare un impulso decisivo a questioni che riguardano il decoro della città, lo spazzamento, la tenuta delle aree verdi, la raccolta e lo smaltimento. Quindi per noi questo veramente è un argomento importante. Non a caso noi nel mese di ottobre abbiamo organizzato, in particolar modo l'ha fatto l'assessore di Fisosanna, che ringrazio per aver organizzato insieme alla Ecologica, che è la nuova ditta che sta gestendo il servizio. Abbiamo tenuto una serie di riunioni a tappeto in tutta la città, a partire dai paesi e poi nei quartieri, proprio perché riteniamo che questo sia uno degli elementi decisivi. Io, per quanto mi riguarda, aprivo proprio queste assemblee pubbliche. Il sindaco che non fa assemblee, non fa i primi venerdì, non voglio tornare su questa polemica, certo i primi venerdì non li ho fatti come mi ero impegnato a fare in campagna elettorale, però se vi andate a vedere o chiedete informazioni al nostro ufficio stampa di quante assemblee popolari in questi 2 anni e mezzo il sindaco e gli assessori hanno fatto, indubbiamente sono molto più numerose che se avessi fatto i primi venerdì del mese. E tolto questo sassolino dalla scarpa, la cosa per noi è particolarmente importante perché questo argomento è decisivo non solo per i risultati concreti che può dare nel miglioramento di un servizio che il Comune deve garantire alla cittadinanza, ma perché questo servizio è decisivo per la qualità della nostra vita. Questa è la cosa importante che noi siamo andati a dire in città in questo mese di dicembre. Abbiamo cercato di unire il piccolo sacrificio, che è piccolo o grande, dipende dalle situazioni, che chiediamo ai cittadini di adeguarsi alle nuove forme di raccolta, perché il decoro urbano è fondamentale per far capire ai nostri figli e ai nostri nipoti che vivono in una città che deve essere pulita. La nostra preoccupazione è questa, soprattutto pensando alle giovani generazioni. Se questi ragazzi e ragazze crescono vedendo la città pulita, impareranno a capire, cioè nel loro immaginario collettivo ne verrà fuori l'idea che è normale avere la città pulita e che invece è una cosa patologica vederla sporca. Se invece i bambini, le bambine crescono vedendo noncuranza, vedendo sporcizia, vedendo tutte le cose che spesso vediamo, allora è la condizione migliore per fare in modo che questi ragazzi, altro che porsi il problema di non buttare qualcosa per terra, probabilmente lo vedono come un fatto normale. Quindi questa è la nostra grande preoccupazione e questa è la scommessa per il futuro. La qualità della vita passa attraverso piccole e grandi azioni quotidiane che noi cittadini dobbiamo fare per garantire una raccolta sempre più differenziata dei nostri prodotti, dei nostri rifiuti. E su questo un altro punto su cui abbiamo voluto insistere era quello di questa battaglia continua, di questa guerra continua al secco indifferenziato. Il secco indifferenziato è un problema terribile per noi. Io ho il dovere di informarvi che il secco della nostra città va a finire nell'impianto di trattamento di Masangionis, quello che è vicino in territorio di Arborea, e il secco residuo viene imballato e messo sottoterra. Siamo praticamente già al secondo acquisto del secondo ettaro di terreno che stiamo utilizzando come consorzio industriale che gestisce questo impianto di trattamento, proprio perché c'è difficoltà a smaltire il secco residuo. Oggi smaltire
Il secco residuo all'impianto Casici di Cagliari costa 200 euro a tonnellata. Sono cifre incredibili e soprattutto con tutte le conseguenze di carattere ambientale che questo può creare. Quindi dobbiamo capire che questo non è semplicemente come l'orario dell'ufficio che cambia oppure il personale che fa un rientro pomeridiano. No, questo impegno che noi proponiamo alla città è proprio un investimento sul futuro. Questa è l'importanza, al di là dei piccoli e grandi cambiamenti che noi vi proponiamo e di cui parlerà l'assessore e i rappresentanti dell'ecologica. Io devo ringraziare il servizio ambiente di questa amministrazione comunale, l'ingegner Pinna che è il dirigente che coordina questa attività, l'ingegner Giangavino Piro, perché il lavoro che si fa, ripeto, ha questa importanza rispetto alla strategia della qualità della vita che noi vogliamo fare e vogliamo portare avanti. Ne approfitto per darvi anche un'anticipazione di quelle che saranno anche le modifiche delle deleghe che farò nelle prossime settimane. Voi avrete visto che nelle deleghe che io ho assegnato all'inizio dell'amministrazione non esiste a Oristano l'assessore all'ambiente. A Oristano esiste l'assessorato al decoro urbano, esiste l'assessore che deve tutelare le aree fuori dalla campagna, esiste l'assessore che deve in qualche modo programmare il verde pubblico in città. Ecco, io dall'esperienza che ho avuto in questi 2 anni e mezzo, soprattutto da quello che ho visto in questo particolare così servizio, quello che ho visto nella fase di lavoro che c'è stato per il nuovo appalto che ha dato alla città un risparmio non indifferente, credo che sia mio dovere riconoscere questo. Non ne ho ancora parlato, è una notizia anche per Fisio, l'ho voluto dire adesso pubblicamente, nel senso che quando rivedrò le deleghe non metterò l'assessore all'ambiente, perché ritengo che l'ambiente sia un dovere di tutti gli assessori di questa amministrazione comunale, però gli chiederò di coordinare gli altri suoi colleghi, in particolare l'assessore Scinto e l'assessore Uras, in questa tutela dell'ambiente, perché credo che sia un giusto riconoscimento per un lavoro che sta dando i suoi frutti, perché oggi chi dice che Oristano è sporca come prima sta dicendo una grande bugia. Poi può anche capitare che qualche giornata ci sono strade sporche, che qualche disfunzione nella raccolta ci sia, ecco, questo è altro da quello che invece sta succedendo in meglio in questo ultimo periodo. Sempre molto moderato. No, vabbè, questa è l'esperienza che ho io, voi non credo. No, sto dicendo che la città è migliorata, non sto dicendo che la città è assolutamente pulita, sto dicendo che chi oggi dice che la città è come prima sta dicendo una cosa non vera. Non sto dicendo che la città è assolutamente pulita, stiamo facendo questa iniziativa stamattina proprio perché chiediamo a tutti di aiutarci a migliorare questa situazione. Sto solo dicendo che abbiamo avviato un percorso e che questo percorso sta dando risultati. Non mi sto inventando la città svizzera come invece vorremmo che siamo impegnati a raggiungere. Ce la faremo a fare una città svizzera da questo punto di vista. Ci sono le condizioni perché l'appalto ci consente di arrivare a questi risultati. Ecco, io per adesso mi fermo qui, lascio la parola all'assessore, poi ai tecnici e all'ingegnere Pinna che avranno del. La delega c'è o non c'è? Non ho capito. Stamattina non l'ho firmata, ma voglio dire, l'ho anticipata. Userò la delega, l'assessore sarà il coordinatore delle politiche ambientali del comune di Oristano. Quindi questa è la delega. Questa sarà una delega nuova, esatto. Cioè l'assessore al decoro urbano, che è Fisiasano, sarà il coordinatore. L'assessore dovrà accettare la delega poi naturalmente. Cioè. Ma prego, sì. No, adesso no, questo perché mi è capitato. Prego, assessore. Dispiacere, attesa, impotenza, apprensione, preoccupazione
sono senz'altro tutti sentimenti amari, ma possono rivelarsi anche un frutto dolce. C'era Shakespeare, diceva: non c'è notte tanto lunga da non cedere ad un'alba felice. Ed è con questo incoraggiamento che rivolgo un amorevole augurio al signor Emilio Serpi per una pronta guarigione. Abbraccio la moglie, i figli, i parenti, perché riprendano a sorridere al più presto. Detto questo, veniamo al tema. Prestare attenzione, mostrarsi educati e virtuosi non costa nulla. Essere contrari a questi comportamenti generano costi. Badate bene, non sono solo costi economici, sono costi ambientali che non hanno prezzo. Sono costi ambientali che non potranno essere coperti con nessun finanziamento al mondo. È da questa prima riflessione che è partito tutto il nostro impegno, l'impegno di questa amministrazione. Non a caso oggi vedete schierato in pieno, al completo, quasi il nostro ufficio ambiente, a significare l'impegno di questa amministrazione nel settore della ecosostenibilità, nel settore del rispetto ambientale. Io ringrazio tanto gli amici dell'ufficio ambiente per tutto quello che hanno fatto sino ad oggi e soprattutto per quello che faranno anche in futuro. Noi in queste settimane, in questi mesi, abbiamo sviluppato un confronto con le associazioni di categoria, i portatori di interessi, i cittadini. Abbiamo fatto degli incontri specifici con le categorie interessate, con gli stessi amministratori di condominio, ad esempio. Abbiamo fatto anche 10 incontri pubblici con le frazioni, nelle frazioni, nei paesi e nei quartieri della città. Stiamo cercando di non lasciare niente al caso. Stiamo e vogliamo proseguire una strada di miglioramento del servizio. Un miglioramento che ci porta ad essere più vicini a quelle che sono le esigenze concrete, le esigenze vere della nostra comunità. E chiaramente ancora una volta facciamo appello alla sensibilità personale, perché qualsiasi buon risultato passa attraverso la sensibilità personale di ciascuno di noi. Abbiamo iniziato con una delibera dell'inizio del 2013, del febbraio 2013, Oristano, strategia rifiuti zero. Strategia di rifiuti zero è un concetto molto più vasto che abbraccia l'intero pianeta, perché i rifiuti sono un problema non solo per noi ma per tutti, e da problema possono e devono diventare risorsa. Strategia rifiuti zero tende essenzialmente a diminuire la produzione di rifiuti con comportamenti consapevoli e con l'utilizzo di buone pratiche anche nella nostra spesa quotidiana. Questa penna, ad esempio, una penna BIC, viene costruita da una multinazionale che vende elementi di scrittura in 160 paesi del mondo. Ogni giorno si vendono 22 milioni di pezzi. Questo non è riciclabile. Strategia rifiuti zero, chiaramente, è un concetto molto ampio, però non dobbiamo sottrarci, perché solitamente si dice: ma cosa possiamo fare noi? Ogni singola famiglia, ogni singolo cittadino potrebbe fare: ma io cosa posso fare? Io conto poco, io sono uno su miliardi. E a pivione, nella rada gugliu, si raggiungono i risultati. Io credo che ciascuno di noi può e deve fare tanto. Il nuovo servizio, definiamola anzi la seconda giovinezza del nuovo servizio, non è niente di particolarmente complicato, tende solo a migliorare ciò che noi stiamo già facendo. Lo dobbiamo fare meglio, lo dobbiamo fare costantemente e dobbiamo prestare maggiore rispetto all'ambiente. Una tonnellata di secco, come diceva il nostro sindaco,
costa nella discarica dove noi conferiamo circa 190.000 euro, ma ripeto, non è solo un problema, 190 euro, scusate, ma diventa insostenibile. I comuni poi sono costretti a... poi i dati li forniranno i tecnici. E quindi non è solo comunque un ragionamento strettamente economico, ma come dicevo prima ha a che fare con l'ambiente, con la preservazione dell'ambiente e con il reperimento delle materie prime. Fare una buona raccolta differenziata significa preservare l'ambiente e abbassare i costi della realizzazione dei prodotti. Pensiamo al petrolio, pensiamo all'energia elettrica, la plastica è un derivato del petrolio. Ma parlando di ambiente, pensiamo anche a tutto ciò che noi mettiamo nell'ambiente, che potremmo evitarlo tranquillamente con dei piccoli gesti quotidiani. Una bottiglia di vetro per estinguersi ha bisogno di 4.000 anni, una cicca di sigaretta 5 anni, piatti e bicchieri di plastica tra i 100 e i 1.000 anni. Questo significa preservare l'ambiente con politiche concrete di preservazione. E quando noi parliamo di risparmi economici, non sono solo per la nostra comunità, ma sono per l'intera collettività, sono per l'intera umanità, perché per realizzare e per costruire una tonnellata di carta si tagliano 15 alberi, si utilizzano 440.000 litri di acqua, 7.700 kWh di energia. Sono tutte risorse che non sono più illimitabili al mondo, sono limitate le risorse. Anche l'acqua non è più una risorsa illimitata come lo si poteva pensare 20 anni fa. Invece, per realizzare una tonnellata di carta riciclata non si tagliano alberi, si utilizzano solamente 1.800 litri d'acqua e 2.700 kWh di calorie. Ma pensate anche a ciò che possiamo fare con tutti quei materiali che noi definiamo un rifiuto solo perché non ci servono più, ma che non lo sono, perché possono essere sia riutilizzati, ma possono essere riciclati proficuamente per produrre o nuovo materiale o nuovi manufatti. Con 20 bottiglie di plastica che noi consumiamo in qualche giorno si costruisce un pile, un maglione. Con 800 lattine di Coca-Cola noi produciamo in Italia 3 miliardi e mezzo di lattine, che se le mettiamo una sopra l'altra raggiungiamo la distanza tra la Terra e la Luna. Con 800 lattine si costruisce una bicicletta, con 3 lattine si costruisce una montatura di occhiali e non si fa ricorso all'energia, non si fa ricorso alla bauxite che serve per costruirla. Il vetro, per costruire una tonnellata di vetro occorrono 742 kg di sabbia più altri 400 kg di altre materie prime che sono soda e altri materiali. Quindi questi sono i temi che noi abbiamo affrontato nelle assemblee pubbliche, oltre ai temi specifici che riguardano la nostra città, perché la città è parte del mondo, la nostra città vuol fare un salto di qualità. Quindi il nuovo servizio, avete già tutte le informazioni, oltre ad una maggiore sensibilizzazione veramente sul decoro e sui buoni comportamenti, perché non c'è nessuna necessità di buttare le cose per strada, anche nella pubblica via, nelle piazze, ci sono i cestini gettacarta, li implementeremo, nelle prossime settimane ne monteremo di altri nelle zone dove sono sprovviste. Ci sono alcune cose da fare subito con il nuovo sistema, con questo rinnovato sistema di igiene urbana, oltre tutto quello che i cittadini stanno leggendo nell'opuscoletto, che voi avete già pubblicato e che sono contenuti nel comunicato che vi è stato fornito. Da subito occorre utilizzare le buste trasparenti per il conferimento di qualsiasi rifiuto. Bisogna rispettare gli orari di conferimento e i calendari, naturalmente, i giorni di conferimento. Non ci potranno essere più bidoni nella pubblica via, lasciati perennemente, come abbiamo parecchi esempi a Oristano che riguardano sia i condomini e sia gli esercizi pubblici. Si attiverà un servizio particolare per scuole e uffici, perché hanno degli orari un po' diversi, spesso vi è capitato di vedere un po' di sacchi in via Diaz, fuori dall'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa, che rimangono magari fine settimana o sino all'indomani, perché le scuole hanno orari diversi rispetto a quelli che possono essere gli orari dell'attuale sistema.
Il secco si ritirerà una volta alla settimana, ma badate bene che oggi noi possiamo riciclare tutto. Tutto ciò che ci capita nelle nostre abitazioni al 95% può essere riciclato. Sono pochissime le cose che non possono essere riciclate. Dai piatti e stoviglie di plastica, dai vassoi del polistirolo per gli alimenti, dallo stesso polistirolo da imballaggi, dall'alluminio, dalle teglie. È tutto il concetto di pulizia di queste attrezzature che usiamo per la nostra alimentazione è un concetto ormai superato. Va fatta una pulizia sommaria, non vanno rilavate queste cose, perché forse è la difficoltà che incontravano maggiormente i cittadini. Va fatta una pulizia, il piatto di plastica va pulito così come potremmo pulire, come puliamo senz'altro il piatto in cocio prima di metterlo nella lavastoviglie. Quindi il secco una volta alla settimana è senz'altro uno degli aspetti innovativi che possono preoccupare taluni, ma voglio rassicurare tutti che se veramente noi dovessimo fare, e faremo, ne sono convinto, una raccolta differenziata eccellente, una busta di secco ogni famiglia la potrà riempire una volta ogni 15 giorni, non una volta alla settimana, ma insieme alla raccolta del secco una volta alla settimana si è prestata attenzione a quelle che sono alcune categorie deboli, coloro che utilizzano pannoloni, gli anziani, gli over 85 e chi ha dei bambini in casa che deve chiaramente disfarsi dei pannolini. Qua ci sarà un servizio tutto dedicato, addirittura le frequenze aumenteranno a 3 volte alla settimana per questo tipo di categorie. Come le persone anziane sole, purtroppo, che hanno necessità del ritiro di rifiuti ingombranti o di esporre i propri rifiuti, e capita, persone disabili o sole, anziane, ci potrà essere un servizio dedicato, cioè potremmo anche arrivare alle loro abitazioni e portarli via i rifiuti dalle loro abitazioni. Ma soprattutto vogliamo che si utilizzi l'ecosportello, il numero verde, che non sarà solo un numero per le prenotazioni, ma sarà un numero anche per dare consigli, per dare tutte le informazioni possibili e immaginabili al cittadino che si trova in difficoltà o al cittadino che ha dubbi di qualsiasi natura. Come sarà un numero e una struttura in grado di ricevere, oltre che giustamente le critiche, le lamentazioni sui disservizi, per ricevere anche dei consigli, dei suggerimenti, perché no? Siamo qui per questo. Non siamo infallibili, tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, insieme alla collaborazione dei cittadini. La raccolta differenziata non la fa il Comune può dare un impulso, una spinta, il Comune può stare vicino ai cittadini, però la raccolta differenziata la fa la nostra comunità. E la comunità oristanese ha già dimostrato in passato di saperci fare, abbiamo raggiunto dei risultati significativi che non bastano, ormai non bastano, perché siamo fermi da troppo tempo. E badate bene, sul tema del riciclaggio, della raccolta differenziata, dell'ambiente, dell'ecosistema, non c'è in gioco un assessore, non è un problema dell'assessore, del sindaco, di una giunta, che sono ben poca cosa rispetto a questi temi. Credetemi, sono veramente ben poca cosa. Qui c'è un gioco, un sistema, c'è in gioco una città che comunque vuole crescere, una città che vuole andare avanti, una città che vuole dotarsi di maggiore virtuosismo e mettere in campo veramente le buone pratiche. Quindi noi riteniamo che con un piccolo sforzo quotidiano, piccolissimo sforzo quotidiano, che in brevissimo poco tempo può diventare una sana abitudine di cui non ci accorgeremo più, noi potremo raggiungere veramente degli ottimi risultati. E badate bene, oggi ogni rifiuto ha la sua collocazione, e ha un sistema di ritiro. Ci sono i ritiri porta a porta, c'è il ritiro su prenotazione, attraverso le prenotazioni numero verde, indumento, falci verdi, rifiuti ingombranti e quant'altro. C'è l'ecocentro, ci saranno gli ecocentro mobili che si avvicinano alla gente, si avvicinano ai quartieri. Quindi per ogni rifiuto c'è soluzione, non c'è più bisogno di buttare rifiuti in campagna o nelle strade di periferia, ma veramente non c'è più bisogno di fare quest'arte stupida, quest'arte meschina. Perché chi butta i rifiuti in campagna o nelle periferie o è incivile o è un evasore. E badate bene, se non è queste due cose è un idiota.
È un idiota perché il rifiuto gli viene ritirato sotto casa. Non riusciamo a capire per quale ragione si utilizzino ancora queste brutte pratiche. Io ringrazio i nostri uffici che da circa un mese e mezzo hanno iniziato con la collaborazione dei lavori della linea 3, che non sono lavoratori autonomi, non sono degli artigiani, non sono dei commercianti, sono dei lavoratori coordinati dai nostri uffici. Abbiamo iniziato le azioni di bonifica delle discariche abusive nel nostro territorio con ottimi risultati in termini di qualità e tempistica degli interventi, anche se talvolta registriamo che dopo qualche giorno alcuni siti vengono nuovamente intaccati da questo senso di civiltà. E su questo tema, guardate, non c'è niente ma, sì, ma, però, sì, è vero, però c'è questo, però c'è l'altro. Non ci sono scuse. Tutte queste cose sono aria fritta, sparsa in giro da chi veramente non vuole utilizzare le buone pratiche, non vuole utilizzare tutti i servizi che vengono offerti dal Comune di Oristano e pagati da noi stessi. Sono aria fritta sparsa in giro da chi veramente non si vuole rendere conto che questa città può andare avanti, questa città può veramente diventare un'eccellenza, può raggiungere risultati notevoli, perché siamo convinti che questa città sia piena di grandi risorse, sia piena di tanta brava gente, di tanta buona gente. E il 12 di gennaio parte questo rinnovato servizio. Il 12 gennaio non è la fine del mondo, il 12 di gennaio è una data che andava fissata, il 12 di gennaio si attiveranno tutta una serie di servizi nuovi, si completeranno quelli già esistenti, si miglioreranno i servizi anche di spazzamento, quindi avremo qualche settimana chiaramente di rodaggio, nessuno si deve preoccupare, non ci saranno forze dell'ordine a controllare nessun cittadino per come fa le cose, ci sarà tanta buona volontà e i nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi consulenza, come a disposizione la società ecologica, che ringraziamo per tutto il lavoro svolto nella campagna di informazione. Anche la società è a disposizione, il numero verde servirà soprattutto per questo, quindi il 12 di gennaio è semplicemente una buona giornata, un buon inizio di una città che si vuole migliorare, una città che vuole andare avanti.